Ciao ragazzi, oggi vi mostro cosa ho usato per fare l'ultimo album di Respiro Acustico, dove io sono il compositore e l'arrangiatore delle musiche. Allora, qui abbiamo una serie di chitarre delle acustiche classiche, poi abbiamo una Fender Strato e un basso Ibanez che ho usato per suonare alcuni bassi di 6-7 brani. Allora, iniziamo subito con la mia mini Maton, qui. Scritto, e qui il brano, non ricordo la sequenza. Ho fatto dietro un aquilone, quindi... Poi... Ho usato... Quest'album, vabbè, tutti sanno che io sono la chitarra classica, quindi in diversi brani, in diverse parti ho usato la classica. Strano, un po' per la chitarra classica, ma lo uso spesso, soprattutto per fare solisti. Allora, ho suonato con questa chitarra in Sono solo parole e Come una luce. Ho usato questa chitarra, questa è una Godin Multi-Act classica. Qui, in un altro brano, che non ricordo dove la parte, ho usato questa classica, questa mia Grand Concert amplificata col microfono. In alcune ballate ho usato la mia Martin. Esattamente in un'altra storia e in Qualcosa tra di noi. Poi la Strato, l'ho usata in un paio di soli, e in Tipo sospetto. Corde 011, una Fender Stratocaster del 2000, quindi niente. Poi la mia affezionata La Rivée, in teoria avevo un'altra, però questa mi sono trovato bene. E altri brani l'ho fatti con una vecchia Cort in studio da Prandelli, ed era, non ricordo il modello, comunque una Cort di quelle buone, di quelle datate. Ho usato per gli ultimi brani questo basso Ibanez, ce l'ho da una vita, suona benissimo, un po' difettato, rotto, vabbè. Invece, questa è la mia pedaliera per elettrica, quindi contatore, vox, compressore, il classico overdrive dell'Ibanez, un chorus e un delay controllando col PFS24 lo switch del tempo, del tap tempo. E poi infine questa l'ho usata per l'acustica, quindi TC elettronica la maggior parte, flashback, vabbè, delay, vari delay, e il reverber, un boost e un polytune della TC elettronica. Anche se ho usato molti effetti via software tipo AmpliTube, ho fatto alcuni collegamenti. Questa, sto parlando della parte armonica, quindi arrangiamenti così, chitarra, basso. Poi la parte ritmica e alcune parti del pianoforte, così se ne è occupato Giancarlo Prandelli della casa discografica. Bene ragazzi, spero vi piaccia il disco. Poi fatemi sapere.